Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video, il secondo appuntamento in collaborazione con gli amici di GameTech Monterotondo che mi hanno inviato questi tre super modelli Giada Toys. Vi ricordo che sotto in descrizione vi lascerò il loro numero WhatsApp. Se li volete contattare e segnalate che avete visto il mio video, riceverete il 10% di sconto sul totale complessivo della vostra spesa. Ne dovete assolutamente approfittare. Allora, che cosa scopriremo oggi? La scala 1 a 24 dell'Ecto 1, la scala 1 a 43 e diciamo questo bonus molto carino, il furgone di Scooby-Doo. Rimaniamo comunque in tema mostri, in tema paranormale, secondo me il furgone di Scooby ci stava assolutamente. Ragazzi, ma come sempre, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione in su, mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist del modellismo, dove non solo potete trovare questi modelli, troverete anche le Batmobile che abbiamo fatto la scorsa settimana, ma anche tutto il nostro mondo Formula 1 che facciamo sempre. Sotto in descrizione vi lascio il numero WhatsApp degli amici di GameTech. Mi raccomando, contattateli e ricordatevi di aver visto il mio video per ricevere lo sconto. Va bene? Ragazzi miei, ci possiamo spostare sotto ed andiamo a scoprire la Ecto 1 dei Ghostbusters. Perfetto ragazzi, eccoci qui. Allora iniziamo dando uno sguardo alla scatola. Vediamo se nella parte posteriore abbiamo una sorta di checklist come quella delle Batmobili. No, in realtà no, possiamo vedere soltanto la Ecto 1 e ci fa vedere alcune feature come gli sportelli apribili, il cofano motore e anche il bagagliaio. Tutto apribile. Allora iniziamo. Anzi, apriamo da quest'altra parte che credo sia più semplice far uscire il modello e andiamoci a vedere questa scala 1 a 24. Allora, eccola qui. Diciamo che la qualità mi sembra abbastanza simile alle Batmobili che abbiamo visto, quindi buonissima per certi versi, un po' meno per altri. Quali sono quelli che mi piacciono un po' meno? Sono un po' plasticose, vedete? La colorazione, i dettagli. Ovviamente ragazzi non sono perfetti come quelli di modelli da tanti tanti soldi. Questi diciamo che sono una via di mezzo, quindi né dei giocattoli né dei modelli eccessivamente costosi e quindi con eccessiva qualità. Sicuramente però se volete collezionare un Ecto 1 fa un bel effetto. Sicuramente la cosa positiva che stavo guardando è la parte cromata. Guardate come è lucida e come è ben realizzata. La possiamo vedere su tutta la parte anteriore dell'auto, ma anche sugli specchietti, sui cerchi. Vedete, anche qua abbiamo le sirene, tutto con questa colorazione cromata, sicuramente molto interessante. Come ci diceva, possiamo aprire gli sportelli. In questo momento sono incastrati, vediamo di togliere lo scotch senza fare danno, che si apre, eccolo qua. Allora togliamo lo scotch, perfetto, e andiamo ad aprire lo sportello. Vedete? Anche, devo dirvi, molto solido, eh? Non abbiamo una serratura di quelle insomma un po' leggerine. Lo sportello è veramente molto solido. Possiamo vedere l'interno. C'è anche la pedaliera cromata. Questo è un bellissimo dettaglio. Per quanto riguarda il resto del cruscotto invece non ci sono adesivi. Si vede benissimo comunque lo sterzo e anche altri strumenti presenti all'interno dell'abitacolo. Anche lo specchietto retrovisore è cromato, quindi questo sicuramente è carino. Dopodiché andiamoci ad aprire anche il cofano. Allora, quindi togliamo lo scotch e il cofano lo possiamo aprire in questo modo. Vediamo un attimino, non voglio rischiare di far danno, sono sincero. Eccolo qua, vedete? Si può aprire e possiamo ispezionare il motore, vedete? Carino, non una cosa ovviamente ragazzi, non possiamo cercare una riproduzione perfetta del motore Cadillac, ma sicuramente possiamo vedere numerosi dettagli. Abbiamo praticamente tutta la parte centrale del motore, qui abbiamo il radiatore, quindi dai, comunque è una cosa positiva poter guardare l'interno. Poi andiamoci a guardare la parte posteriore. Dobbiamo togliere questa plastica protettiva, adesso lo facciamo perché ve la voglio assolutamente mostrare. Allora, togliamo questa plastica, eccola qua, la parte posteriore. Allora, come potete vedere abbiamo anche, guardate la targa Ecto 1, molto bella. Torna la colorazione cromata sul paraurti e ovviamente qui possiamo aprire il bagagliaio in questo modo. Eccolo qua e ovviamente possiamo ispezionare la parte interna dell'auto. Ragazzi, e dai su, mica male, no? Alla fine fondamentalmente ci sono tantissime cose che si possono fare. Come detto, raga, non è perfetta,
non è proprio di qualità super, però secondo me è un buon compromesso per chi vuole mettere in collezione una Ecto 1 dei Ghostbusters. Dopodiché ci andiamo a vedere la sua gemellina in scala 1 a 43, perché giustamente dobbiamo vederle tutte e due. Come vi raccontavo già con Batman, ragazzi, per tanti collezionisti, io più che mai vi capisco, il problema è lo spazio. E quindi, ovviamente, ragazzi, le scale 1 a 43 possono aiutare in questo senso. Allora, eccola qui, la nostra Ecto 1. Allora, devo dirvi, per quanto riguarda la Batmobile che abbiamo fatto nello scorso episodio, mi sembravano molto molto più in linea, erano veramente simili. Qui, sinceramente, secondo me si nota la differenza. Guardate proprio la portiera, si vede tantissimo lo spacco della portiera, che sì, per carità, può essere aperta, però vedete voi insomma come il contorno risulta molto più evidente. Anche a livello proprio di dettagli, sicuramente non c'è paragone, ce ne sono di meno, sono colorati sicuramente peggio. Guardate anche insomma i lampeggianti, che differenza che c'è con quella scala 1 a 24. Manca anche la plastica, vedete, sui fari, che invece è presente plastica trasparente. Dai ragazzi, qua in questo caso la differenza si sente come? È comunque un modellino carino, raga, voi immaginatevelo in una vetrina con insomma anche le altre macchine importanti della storia del cinema, sicuramente fa un bel effetto. Però insomma, se ci avviciniamo e l'andiamo a guardare nel dettaglio, insomma, non possiamo assolutamente negare che la differenza ci sia. E come completiamo questo video andando a scoprire il furgone di Scooby-Doo. Questo, ragazzi, devo dire che mi incuriosisce veramente molto, perché è simpatica come cosa. Allora, eccolo qua, tiriamolo fuori. Ok, allora, The Mystery Machine, ovviamente. Ragazzi, chi di voi non ha visto Scooby-Doo, poi insomma, se siete simili di età con me, sicuramente avrete avuto maniera e modo di vedere questo cartone animato. Molto molto carino, simpatico questo furgoncino. All'interno possiamo vedere lo sterzo, sedili, abbiamo la strumentazione, purtroppo tutto completamente nero, però insomma diciamo che la Giada Toys sapete che lavora in questo modo. Purtroppo se cercate questo genere di dettagli dovete andare a cercare altre categorie molto molto più costose. Poi vi faccio vedere anche la parte posteriore del furgoncino. Carino, ragazzi, questo è veramente molto carino, senza troppe pretese sinceramente, però sicuramente un bel pezzo anche questo da mettere in collezione. Ragazzi miei, dunque, questi erano tutti e tre i mezzi che vi faccio vedere oggi. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate e qual è il vostro preferito. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un fantasma al posto del like. Mi raccomando, fatemi sapere se vi sono piaciuti questi modelli, se avete intenzione di acquistarli. Vi ricordo che sotto in descrizione vi lascio il numero WhatsApp di GameTech Montrodondo, che ringrazio ancora per avermi inviato questi modelli, veramente super apprezzato. Qui da Visio e da Ecto 1 dei Ghostbusters è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!